Nencini, ne ha facoltà per 6 minuti. Grazie signora Presidente, signor Ministro, Governo, onorevoli colleghi. L'esposizione del Ministro Speranza è stata decisamente convincente. Proroghiamo le misure ancora per pochissime settimane, aggiungiamo per allarme contagi all'estero il divieto all'ingresso per una serie di paesi in Italia e quindi adottiamo delle misure che il gruppo Italia Viva PSI giudica proporzionate, ragionevoli, legate come sono al principio di temporalità. Quello che possiamo dire, ed è la ragione per la quale condividiamo le sue ragioni, è che nel caso della pandemia e molti altri casi che la storia manifesta, la storia non è stata affatto, come si sostiene, magistra vitae. È stato tutto il contrario, perché soprattutto attorno a noi si sono ripetuti degli errori e si sono ripetute delle procedure che erano decisamente note fino dall'antichità. Quello che reputo e che reputiamo come fattore positivo, lo ha detto lei in conclusione alla sua relazione. La concertazione fatta con il Parlamento, prevista da una norma, ma al di là della norma che la prevede, è diventata una sorta di condotta non marginale, ma fissa, è anche questa convincente e vorrei che significasse, ci tornerò fra pochissimi minuti, una sorta di superamento, Ministro Speranza, dell'emergenza istituzionale, che cioè se dovessimo affrontare in futuro casi così delicati di emergenza come quelli trattati tra febbraio e marzo, si utilizzasse stabilmente questo criterio che supera quindi il criterio adottato nel corso di quei 2 mesi. Non avendo obiezioni in merito, nessuna, preferisco utilizzare i minuti che mi restano per 5 considerazioni. La prima, durante i mesi della pandemia abbiamo dichiarato eroi medici e loro assistenti per l'attività che hanno svolto. Forse ora è il caso di utilizzare di meno l'aggettivo e di mettere in opera una serie di attività. Sono molti fra i 170 medici che hanno perso la vita, i medici cui non è stata riconosciuta la morte sul lavoro come infortunio sul lavoro. Forse è venuto il momento di trattare la questione con la delicatezza e con la determinazione che sono propri di un paese civile, che è in grado di rileggere anche alcune regole di fronte a situazioni di crisi e di straordinaria emergenza. La seconda delle questioni, toglierei, Ministro Speranza, la norma che ascoltiamo ormai in tutte le stazioni d'Italia, in tutti gli aeroporti d'Italia, che è sbagliata. Non è distanziamento sociale, è distanziamento fisico. Utilizziamo distanziamento fisico e non sociale. Terzo, aggiungo e sottolineo una parte delle considerazioni da lei fatte e poi vengo alle conclusioni. Raccomando anch'io un coordinamento stretto, deciso tra le regioni e il governo, senza dimenticare le città, perché nel corso di questi mesi le regioni hanno lavorato costantemente col governo, un po' meno mi pare i comuni, ma siccome le grandi città sono decisive nell'articolazione istituzionale e decisive per le misure che si assumono, a quel tavolo deve starci stabilmente anche l'ANCI. Le 3 considerazioni finali. La prima, lo ha già detto lei, io lo sottolineo con uguale forza e con maggiore determinazione. Lo stato di emergenza va maneggiato con cura, anzi con moltissima cura, perché le norme eccezionali non divengano in qualche modo la norma di riferimento. Se il governo dovesse muoversi in questo campo, perlomeno prenda in esame l'ipotesi di lavorarci con un decreto-legge e non più con i DPCM e quindi abbia a riferimento le due Camere, in quelle due Camere discuta e porti le ragioni per le quali noi potremmo trovarci, uso il condizionale, il verbo potere, potremmo trovarci anche nel paradosso di avere di nuovo lo stato d'emergenza con elezioni regionali, amministrative e referendum convocati proprio nel corpo dell'emergenza.
Secondo, le scuole. Ci sono alcuni provvedimenti, alcune misure previste nell'articolato sul decreto rilancio. Il mio modello, il modello dei miei figli non è stato, forse per uno sì, il modello di Gian Burrasca, però la fisicità è parte dell'insegnamento, soprattutto nelle scuole primarie. Se non c'è fisicità, la capacità, la possibilità di insegnare cade e perde valore. E siccome, nonostante gli sforzi straordinari, concludo Presidente, di un grande cervello Oxford e di una impresa piccola ma non meno mediocre italiana, romana, di Pomezia, nonostante uno sforzo straordinario, un miracolo, non riusciremo ad avere il vaccino nel corso di pochissime settimane, anzi il vaccino di massa, perché il vaccino pare sia a ottimo punto, ma non riusciremo a disseminare l'Italia e gli altri paesi con la vaccinazione di massa, sapere come le scuole riaprono diventa un fattore decisivo. Mi permetto di segnalare in conclusione un fattore che non è legato a un numero, ma eviterei di citare numeri. Io inorridisco quando sento parlare di numeri Covid in Africa. In Africa c'è un medico ogni 20-30 mila persone. Sapere quanti sono i malati o i morti di Covid in Africa è assolutamente impossibile. Lo dico perché attenzione agli sbarchi che dovessero esserci. Nella risoluzione ne facciamo riferimento, vanno approntate misure di sicurezza e di vigilanza in quarantena che non siano gravose per le comunità. Grazie.